Dal Vangelo di Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano fra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo fra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste e uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui». Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Sorelle e fratelli carissimi, la terza domenica di Pasqua ci presenta un brano del Vangelo estremamente conosciuto, noto davvero a tutti, l'episodio dei discepoli di Emmaus. Per questo motivo siamo venuti a registrare la buona novella nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica di San Tommaso ad Ortona. Qui, nel 1985, è stato posto un quadro dipinto da un autore nativo di Ortona, Franco Sciusco, intitolato proprio La cena di Emmaus. Di fronte a questo quadro c'è un altro quadro dello stesso autore che ci mostra la moltiplicazione dei pani. E il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato è il Vangelo famosissimo dei discepoli di Emmaus.
questi due discepoli che il pomeriggio dello stesso giorno tornavano da Gerusalemme verso il loro villaggio Emmaus, appunto, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme stessa. Quella stessa strada l'avevano fatta in senso contrario 3 anni prima, con il cuore colmo di gioia, con il cuore colmo di speranze, con gli occhi lucidi per la soddisfazione di aver trovato finalmente il Messia. Gesù sembrava proprio colui che in nome di Dio stavano aspettando, il liberatore del popolo degli ebrei dalla schiavitù dei romani. Gesù sembrava davvero il novello Davide. Aveva fatto battere il loro cuore, tanto che avevano deciso di lasciare casa, lavoro, affetti, famiglia e di seguirlo. Per 3 anni erano stati in sua compagnia, avevano visto le sue parole, avevano visto le sue opere ed ascoltato le sue parole, erano stati testimoni di segni meravigliosi, lo dicono a questo sconosciuto che loro non sanno essere Gesù, ma erano bastati solo 3 giorni perché lo scoraggiamento facesse presa sulla loro mente e sul loro cuore. Erano bastati solo 3 giorni per coniugare al passato il verbo della speranza. Noi speravamo, ma sono passati già 3 giorni. Non abbiamo più nulla da fare a Gerusalemme, ce ne torniamo a casa nostra. Questo sembrano dire a Gesù quello sconosciuto che si è affiancato a loro. Potevano essere circa le 4 del pomeriggio, perché poi la giornata per gli ebrei terminava verso le 6 e questa, le 6, doveva essere l'ora in cui dicono a questo sconosciuto: rimani con noi perché si fa sera, ormai è tardi. Le 4 del pomeriggio, lo stesso orario in cui altri 2 discepoli nel Vangelo di Giovanni, sappiamo, decisero di seguire Gesù. Giovanni e Andrea, erano le 4 del pomeriggio quando Gesù li invitò ad andare con loro. Lo stesso orario sembra l'orario della fine di tutto per questi discepoli. E Luca, attraverso il brano dei discepoli di Emmaus, vuole fare una catechesi ai cristiani del suo tempo, i cristiani degli anni 70, 80, 90 dopo Cristo, e a noi, i cristiani di oggi, cioè a coloro che non hanno conosciuto direttamente Gesù, a coloro che non sono stati testimoni delle sue azioni e delle sue parole, e vuole dire che Gesù lo si può riconoscere, che Gesù lo si può incontrare, che Gesù può scaldare i nostri cuori e trasformare la nostra vita anche oggi. Dunque questi discepoli se ne tornavano a casa e parlavano fra di loro, discutevano fra di loro. Da una parte il termine usato da Luca fa riferimento all'omelia, alla spiegazione della parola del Signore, dall'altra però fa riferimento anche ai litigi. Addirittura Luca usa il verbo in cui si esprime il concetto di lanciarsi delle frecce l'uno contro l'altro, perché è così, quando finisce un amore, quando termina una storia d'amore, ci si è tenuto così tanto che si vuole difendere quella storia, non ci si vuole rassegnare al fatto che sia finita. E quindi si discute, si attacca coloro con i quali ci troviamo a parlare. Arriva Gesù e la prima cosa che fa è che si fa loro compagno di viaggio e sta in silenzio all'inizio. Dà ai 2 discepoli la possibilità di raccontare e di raccontarsi. Se quando Cleopa, in modo anche abbastanza rozzo e violento, gli dice: ma solo tu sei così sconosciuto a Gerusalemme da non sapere quello che è accaduto, si fosse sentito dire da Gesù: ma guarda che io sono il protagonista di cui stai parlando, sei tu che non hai capito ciò che è accaduto, li avrebbe zittiti, li avrebbe gelati,
avrebbe messo quelle due persone in una condizione di minorità, non lo avrebbero più ascoltato. Invece Gesù si fa compagno, cammina con loro e ascolta, perché il primo servizio che possiamo fare alle persone è quello di ascoltarle, appunto quello di raccontare e di raccontarsi, mentre noi ascoltiamo con attenzione. Poi potremo intervenire, poi potremo aiutare le persone a rileggere la loro vita alla luce della parola di Dio. Poi potremmo scaldare il loro cuore annunciando ciò che le scritture dicono a proposito di Gesù e anche a proposito di ciascuno di noi. Infatti poi i due discepoli riconoscono che il loro cuore ardeva mentre ascoltavano questo sconosciuto che ancora non sapevano essere Gesù. E noi, come credenti di oggi, dobbiamo essere capaci di far ardere il cuore delle persone a cui annunciamo Gesù, non come una lezione di filosofia, non come un teorema di matematica, non come un codice o un canone del diritto, ma come una persona che ha scaldato il nostro cuore e che ci ha dato la possibilità di scaldare il cuore degli altri, proprio annunciando la nostra esperienza. Gesù parte da Mosè, cioè parte dall'inizio, e poi prosegue attraverso tutti i profeti, perché è tutta la storia della salvezza che manifesta il mistero antico di Dio, che è mistero d'amore e mistero di vita. È tutta la storia della salvezza che può farci comprendere come, in modo non sempre chiarissimo a noi, il Signore opera trasformando anche quelli che umanamente sono dei fallimenti, sono delle sconfitte, in manifestazione del suo amore, della sua vita, appunto della sua salvezza. E finalmente arriva il momento, giunti ad Emmaus, in cui questi due discepoli riconoscono Gesù, e lo riconoscono nello spezzare del pane, una espressione tecnica per indicare l'Eucarestia, la celebrazione della messa. Questi due discepoli sono la parabola, l'immagine di tutti noi che oggi possiamo scoprire Gesù ed incontrarlo nell'ascolto prolungato della parola di Dio, nella spiegazione della stessa parola e quindi nello spezzare del pane, nel momento del sacramento dell'Eucarestia. Non abbiamo nulla di meno rispetto ai cristiani delle origini, perché possiamo conoscere Gesù e incontrarlo anche noi oggi, a tanti anni di distanza, così lontani dai luoghi in cui Gesù a suo tempo venne sulla terra. Possiamo davvero fare esperienza dell'amore di Dio, e se lo facciamo fino in fondo questa esperienza, immediatamente abbiamo il desiderio di tornare da dove eravamo fuggiti, da dove ci eravamo allontanati, di tornare a Gerusalemme, di tornare alla comunità per dire: abbiamo incontrato il Signore, lo abbiamo riconosciuto nello spezzare il pane. E lì avremo la sorpresa che anche gli altri hanno fatto la stessa esperienza, che Gesù era stato presente anche vicino a loro, perché Gesù, adesso che è nella gloria, è in ogni luogo e in ogni tempo, in ogni persona che vuole davvero seguirlo, che vuole davvero ascoltare la sua parola e diventare annunciatore e testimone delle sue opere. Uno dei due discepoli di Emmaus non ha nome, perché ciascuno di noi possa mettere il suo nome al suo posto e quindi ciascuno di noi si possa riconoscere protagonista di questa avventura che oggi il Vangelo ci racconta. E ciascuno di noi, facendo l'esperienza dell'ascolto della parola, del cuore che si scalda nell'ascolto di questa parola, facendo esperienza dello spezzare il pane nel quale si può riconoscere Gesù,
può a sua volta annunciare e testimoniare a tutti la gioia dell'incontro. A volte i nostri occhi non lo vedono il Signore, a volte non lo riconoscono, ma Egli è sempre presente. E di questa certezza, di questa verità, noi dobbiamo diventare testimoni credibili.